in cravatta. Guardate com'è cambiato il modo di festeggiare uno scudetto in Italia. Guardate, eh? Roba incredibile, roba incredibile. I festeggiamenti per lo scudetto sono da sempre un rito collettivo, liberatorio, in cui la gente ritrova un senso di riscatto e di unità perduti nel protrarsi delle difficoltà quotidiane. I 36 scudetti della Juve, i 19 dell'Inter e del Milan non hanno assuefatto i loro tifosi alla vittoria, ma certo acquistano rilevanza i più occasionali trionfi della Fiorentina, nel 69 ad esempio. Stupiscono oggi i tifosi fiorentini che sobriamente sfilano in giacca e cravatta per la città. Pure sobrie sembrano le festose invasioni di campo dei cagliaritani nel 1970 e dei laziali che abbracciano il mister Maestrelli nel 74. Si tinge di giallo-rosso la capitale quando la Roma di Falcao e Bruno Conti vince nel 1983, mentre Venditti canta Grazie Roma. Verona è tutta giallo-blu nel 1985 per la vittoria dell'Hellas di Osvaldo Bagnoli. Più esplosiva è la festa per il Napoli di Maradona, campione d'Italia nel 1987 e nel 1990, e quella per la Sampdoria di Gianluca Vialli nel 91. Poi nasce la moda della scommessa sexy. Si spoglia Anna Falchi al bis della Lazio nel 2000 e Sabrina Ferilli in bikini manda in visibilio il Circo Massimo nel 2001, quando vince la Roma di Francesco Totti. Ma tutto impallidisce di fronte alla leggendaria, pirotecnica festa napoletana di quest'anno, dove non è mancata, purtroppo, la sfilata senza veli di qualche bellezza partenopea. Invisibilio! Invisibilio! Bravo! Più di così non si può. Hai fatto? Pubblico invisibilio, ho mantenuto la promessa, sono stato uomo d'onore, ho passeggiato nudo, ho mangiato la pasta e patate con la provola e te ne ho portato un poco. Ancora, di pasta e patate con la provola. No, è riposata. No, no, grazie. No, è più buona. No, no, grazie. È azzeccata. No, che nudo. Nudo con la pasta. Nudo. Stanno scherzando. Ma ti prego. La pasta come se l'avessi accettata, guarda, non ti offendere. Una cucchiaiata. No, grazie, no, anche perché torna. Aspetta, è arrivato. Un altro? È arrivato. Vai, sentiamo. Ah, che c'è? Vai. Ah, guarda, noi che incontrando Carlo Conti di persona a Firenze abbiamo capito una grande verità. La TV ringiovanisce. Ma tanto è capito.